Ciao, sono Chiara e benvenuta sul mio canale. Ciao! Allora, è stranissimo, è davvero stranissimo tornare davanti alla telecamera a registrare un video dopo un anno praticamente che non giro più e oh mio Dio. Allora, ho tantissime cose da dirvi, da spiegare e anche da presentarmi perché siamo in un nuovo canale, quindi andiamo con ordine, con calma, tantissime cose da dirvi, spero di davvero non fare confusione. Allora, come potete leggere dal titolo, questo è un video mukbang, quindi qui davanti spero che riusciate a vederla, ho la mia pizza, rigorosamente senza glutine perché sono celiaca e per tutti i celiaci di YouTube, qua c'è un pelucchio, per tutti i celiaci di YouTube, visto che questa pizza mi piace molto 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 e per chi è celiaco può comprendere la difficoltà a trovare pizze che, o comunque pizze e prodotti, comunque cibo che sia abbastanza buono, vi consiglio questa pizza che è della marca Pharma & Co. Spero che riusciate a vederla. Sì, ho aperto la pizza un po' in modo strano. E poi qui ho la mia bottiglia d'acqua, quindi andiamo a mangiare insieme. Allora, oggi è venerdì 20 luglio, anche se non mi interessa, e sono le, ve lo dico subito, è 1:47, quindi mangiamo davvero insieme per pranzo. Sono da sola perché il mio ragazzo, nonché convivente, non c'è oggi, è al lavoro, quindi per pranzo non può tornare a casa e quindi ho detto giriamo il video e mangiamo con le ragazze. Allora, in questi tipo 5 minuti di video, 10 minuti di video, vi ho praticamente detto il mondo, quindi andiamo con ordine. Allora, intanto dovrò anche mangiare e è una cosa che guardando questi tipo di video dagli youtuber non sembra poi così difficile, ma è difficilissimo, cioè non riesco a smettere di parlare e iniziare a mangiare. Comunque va bene, diamo il primo morso almeno alla pizza, l'ho già tagliata in 4 pezzi, non sarà un bel vedermi mangiare, però ok. So che in questa tipologia di video si deve vedere il cibo e si deve vedere te che mastichi in pratica. Vado ad aprire la mia bottiglia di acqua frizzante, rigorosamente, e poi possiamo iniziare questo video. Allora, spero di non avere qualcosa tra i denti, ok? Vi ho detto appunto che ho iniziato, sono ritornata a registrare dopo un annetto che non ho più registrato video e voi vi chiederete, ma questo è il primo video su questo canale? Cosa registrava prima? Allora, per chi non mi conoscesse, io prima avevo un altro canale, però cosa è successo? L'avevo aperto ormai 4 anni fa, se non ero nel 2014. Mangiamo un po' di pizza. Quindi 4 anni fa. E ovviamente avevo un po' di problemini, nel senso che non avevo le luci, cosa che invece ho comprato le softbox, spero di averle posizionate abbastanza bene da non essere sparaflesciata, ok? E mi dispiace per il riflesso, fatemi sapere se magari questa postazione vi può piacere o no, io in questo momento sono nel mio studio. Comunque appunto, 4 anni fa avevo iniziato a girare video prettamente sul make-up perché è la mia più grande passione. Però cosa è successo? Ovviamente ero molto più piccolina, adesso a novembre faccio 22 anni, non ero molto brava con l'editing, non che adesso sia diventata una cima, ecco. E quindi ovviamente erano molto editing così, molto alla casalinga, le luci erano molto alla casalinga, avevo semplicemente 2 lampade in casa e quindi non era niente di professionale. Non ero molto costante e perché comunque avevo la scuola, avevo altre cose, in più non avendo la wifi a casa, all'epoca non avevo la wifi a casa, il wifi a casa, appunto
mi veniva difficile pubblicare video, quindi c'erano volte che li pubblicavo una volta al mese, magari un video lo pubblicavo dopo 2 mesi, dopo una settimana dal video precedente, e questa cosa non mi è mai piaciuta, però purtroppo non potevo far diversamente. Io qua chiacchiero ma non mangio. Ultimamente, negli ultimi anni, quindi l'anno scorso 2017, anche lì avevo ripreso un po' il via, però anche lì avevo lasciato molto andare, perché avevo la maturità. Sì, ho 22 anni e quest'anno nel 2018 ho fatto la maturità. Questa è un'altra storia, ve la racconterò in un altro video se vi fa piacere. E niente, appunto, cosa ho deciso di fare? Di partire da zero, anche perché nel canale precedente avevo cambiato tantissimi nomi, non riuscivo a trovare, non volevo mettere il mio nome e cognome, come invece si chiama questo canale, appunto Chiarenia, mio nome e cognome, e quindi cercavo sempre nuovi nomi perché non c'era proprio quello che mi convinceva, e quindi cambiavo spesso nome, non ero tanto attiva, anche la qualità dei video non era proprio il massimo, quindi finita la maturità ho detto mi manca girare video, perché mi mancavate per le ragazze che mi seguono, che mi seguivano magari dal canale precedente, quindi mi mancava fare video, mi mancava davvero tanto fare video, chiacchierare, e quindi ho detto chiudiamo il canale precedente, chiudiamolo perché non ha senso continuare in un canale che non dico non mi rappresenti più, perché ormai sono passati 4 anni, però molto instabile con vari cambiamenti di nome, quindi ho detto ok basta, chiudiamo e iniziamo un nuovo canale che si chiama appunto Chiarenia, e ho cercato appunto di renderlo anche un po' più professionale, quindi il banner, presuppongo si chiami banner, comunque la foto di copertina del canale, come volete voi, l'ho resa anche un pochino più, posso di mettere una mia foto, l'ho resa un pochino più professionale, spero vi piaccia. E parlando della copertina del canale, vedrete, vabbè, il mio nome e cognome, Instagram, seguitemi su Instagram perché lì sarò molto attiva e ho tante idee in mente sia per i video su YouTube che su Instagram. E appunto in questi pallini, se vedete la mia, magari ve la lascio anche qui sovraimpressione così capite meglio, dietro a questi pallini c'è raffigurata, ci sono vari pallini con raffigurati gli argomenti di cui io parlerò. Allora, riniziamo da capo, diciamo. Premessa, spero che non ci sia tanto il rimbombo perché è una stanza un po' vuota, quindi magari la voce fa il rimbombo, ma spero di no. Comunque, allora, come vi dicevo, io nel mio canale YouTube precedente parlavo di make-up, che è la mia più grande passione. In questo canale ho intenzione di parlare sempre di make-up, diciamo che ruttino, scusate, il make-up sarà il, come si dice, l'argomento principale, ecco. Mangiamo perché qui si fredda la pizza e io non mangio. Ok. Diamoci 2 o 3 morsi così. Di fare altre, di trattare, ecco, trattare altri argomenti come il cibo, essendo celiaca, ed è molto strano che io soprattutto nel primo video dica questa cosa perché non ho mai affrontato questa situazione, questa, non so bene come chiamarla, comunque questa cosa, questo cambiamento, diciamo, molto bene, infatti non tutti quelli che mi conoscono lo sanno, però anche questa è un'altra storia, magari ve ne parlerò in un altro video. Quindi tornando a noi, cercando di non allargarci troppo, appunto magari di fare ricette senza glutine, sfiziose, anche per ovviamente non celiaci, e poi ho intenzione di parlare un po' di fitness perché voglio iniziare ad allenarmi, il ragazzo si allena quindi voglio allenarmi con lui, e magari farvi vedere anche il nostro allenamento, i cibi magari che mangiamo, i pasti che facciamo un po' più leggeri confronto a quelli un po' più grassi, perché si mangia pizza, mangiamo sushi, mangiamo McDonald's, anche se ci alleniamo non siamo diciamo fissati, ecco. Però ovviamente si cerca di mangiare più sano.
E poi cos'altro? Magari si parlerà anche di fashion, di vestiti, di queste cose qui. E poi adesso andiamo sul mio canale a vedere la copertina, perché sì, io non mi ricordo che cosa ho messo nella copertina benissimo. Comunque, la cosa che vi voglio dire è che questo canale voglio che sia un hobby, prima di tutto, e voglio che sia un chiacchierare con le amiche. Cioè, io mi voglio mettere, quando ho voglia, davanti alla telecamera a registrare per parlare con voi, per parlare con le mie amiche, diciamo. Non voglio una cosa molto professionale, come mi viene, come mi capita, magari non azzeccherò i verbi giusti, magari dirò 20.000 parole per arrivare a fare un discorso, diciamo. Quindi è proprio questo quello che voglio fare io su questo canale, sul mio canale, proprio parlarvi come se parlassi alle mie amiche, ok? Alle mie migliori amiche. Quindi voglio che voi diventiate le mie amiche e io voglio diventare un'amica per voi. E magari confrontarci e quant'altro, ecco. Non voglio una cosa molto impostata, tipo vi faccio vedere questo prodotto che ho comprato e quant'altro. Voglio una cosa molto naturale, molto spontanea. Ripeto, mi scuso già dall'inizio se magari non avrò l'italiano corretto, se magari non lo so, però appunto mi piace questa cosa di condivisione, di condividere con altre persone che magari hanno la mia stessa passione come make-up, come fashion, come l'allenamento, come il cibo e quant'altro. Molto da amica, molto tranquilla, spero di essermi spiegata. Sono andata a vedere nella mia... appunto, come si dice, banner nella mia copertina, e ho visto che ho mancato un pallino, ovvero il pallino, adesso dico pallino, comunque capirete dalla foto che vi mostrerò, che metterò qui sopra impressione, pallino dei viaggi. Io amo viaggiare, con il mio amoroso abbiamo fatto già 2 o 3 viaggetti, abbiamo il programma di farne altri ovviamente, quindi vi vorrei parlare dei miei viaggetti, magari consigliarvi qualche posto particolare, bello, ristorante o che ne so io. E niente, insomma, quindi parleremo di tante cose. Andiamo a mangiare, perché qui devo ammettere che è davvero davvero difficile mangiare e registrare. Non pensavo fosse così difficile. Ho iniziato il primo video del canale con appunto questo video, ovvero il mukbang, spero si dica così, perché ovviamente non sono falsa, ve lo dico, è un video che sto vedendo va molto molto molto, lo fanno tutte le youtuber, perché non farlo anch'io, perché non iniziare a comunicare, a parlare con voi molto da amica, no? Perché mi piace che questa cosa, cioè secondo me anche i video mukbang sono molto una sorta di pigiama party, diciamo, no? Quindi io mi metto qui a mangiare, magari mangiate anche voi, bevete, state sul letto, sul divano. E mi piace molto questa cosa, appunto. E quindi ho detto, perché no? Perché non iniziare con un video mukbang, ecco. Ora come ora di avervi detto tutto quello che avevo intenzione di dirvi, un po' in mente di dirvi, quindi il fatto del canale, di averne aperto un altro, e mi sono dimenticata, diciamo, la cosa più importante, tra virgolette. Ciao Rottini! La cosa più importante, tra virgolette, ovvero presentarmi per quelle persone che comunque non mi conoscono. Un po' parlando prima mi sono presentata, ecco. E però giustamente non ho parlato molto di me, ovviamente ci sarà tempo per conoscerci. Spero che vi piaccia come persona, troviate magari i miei video interessanti, quello che vi dirò, eccetera eccetera. Comunque io appunto mi chiamo Chiara Enea, ho 22 anni e come vi ho detto prima, sì, ho fatto la maturità quest'anno nel 2018. Come vi ho detto prima, vi racconterò in un altro video perché, per come, ma credo si capisca già il perché. E convivo
Sto insieme al mio ragazzo da 1 anno e 2 mesi e da 2 mesi convivo, quindi siamo andati a convivere quando abbiamo fatto 1 anno di relazione. Anche qui, se vi può far piacere, vorrei farvi un altro video dove appunto vi racconto un po' magari la nostra storia, un po' il perché siamo andati a convivere magari così presto, perché per qualcuno può essere effettivamente presto dopo 1 anno di relazione, soprattutto perché io ho 22 anni ed è la mia prima relazione e spero, la mia prima convivenza e spero l'ultima con tutto il cuore, e lui invece ha 29 anni, quindi diciamo che c'è un po' di differenza di età. Io sono molto giovane, soprattutto per gli anni di adesso, per andare a convivere. È vero che ci sono ragazze di 16-17 anni che rimangono incinta, però va bene così, insomma. Quindi vi voglio raccontare anche un po' questa cosa più avanti. Come dicevo prima, ho in mente tantissime idee sia per il canale, tantissimi video, sia per appunto Instagram, quindi ripeto, seguitemi su Instagram, perché lì ovviamente sono anche molto più attiva con le storie, eccetera, eccetera. E fatemi, sti ruttini li odio, fatemi sapere nei commenti cosa magari ne pensate, che video magari particolare vorreste vedere, ovviamente essendo il primo video so che... diciamo non mi conoscete ancora, quindi potrei anche benissimamente non piacervi. Mi impegnerò assolutamente a pubblicare un video a settimana, un video tutti i giorni, ok? Dal lunedì al venerdì, credo, perché il sabato e la domenica credo di tenerlo libero, però non si sa mai, magari mangiamo ancora. Ok, quindi queste sono le informazioni, come si dice, non di controllo, forse sbaglio anche a dire informazioni, oddio, comunque tutte le informazioni per appunto il mio canale, per i miei video, eccetera, eccetera. E niente, ragazze. Diciamo che questo video mi sono rimasti 2 pezzi di pizza e li andrò a finire da sola, perché questo video sta durando anche troppo, quindi non voglio far durare troppo i video. Fatemi sapere se vi possono piacere i video un po' più lunghi, un po' più corti. E niente, ragazzi, siamo appunto arrivati alla fine di questo video. Diciamo che è un video... è stato un video anche un po' confusionario, me ne rendo conto, e me ne renderò conto ancora di più nell'editarlo, però sono così io, passo da un argomento all'altro, quando divento logorroica, perché io sono abbastanza timida, soprattutto con le persone nuove, diciamo, che non conosco, ma in generale anche con le persone che conosco. Sono, non dico timida con le persone che conosco, però sono molto introversa, ecco, non è che tendo a parlare troppo, però i miei momenti di logorrismo, divento logorroica, insomma. Quindi appunto diventando logorroica, cioè io parlo e passo da un argomento all'altro, quindi spero di essere stata chiara. Se avete qualche consiglio fatemelo sapere giù nei commenti, come posizionare un po' meglio le luci, se magari il riflesso vi può dar fastidio e che cercherò un'altra postazione, insomma. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, la cosa più importante, per mangiare, bere insieme, chiacchierare insieme, insomma. A me ha fatto un gran piacere tornare a registrare. Non vedo l'ora di registrare altri video e niente, ci vediamo domani con il prossimo video. Un bacio, ciao!